Questo programma è offerto da... È arrivato il momento di investire. Come? Con i nuovi piani individuali di risparmio, fondi di investimento a tassazione agevolata. Per chi investe fino ad un massimo di 30.000 euro l'anno e per 5 anni sparisce il 26% di tassazione. Per saperne di più, contatta l'ingegner Davide Gambarotti, consulente finanziario Mediolanum, presso gli uffici in via Adda numero 5 o telefonare al numero 335 70 82 345. Il salone di bellezza per donna e per uomo. Qualità e professionalità al servizio dei nostri clienti. Vasta gamma di servizi esclusivi e prodotti a marchio L'Oreal. Per essere So Chic, vieni a trovarci in via 20 settembre numero 47. Unipolsai Assicurazioni. Piazza Rotonda 6, Lamezia Terme. Agente generale, dottor Ferraro Vincenzo. Telefono 0968 44 8301 oppure 349 13 35 728. Autonoleggio, PM Servizi SRL. Affiliato Avis Budget Group presso Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Auto Royal, la prima società di consulenza per l'acquisto della tua auto, il punto di riferimento per chi vuole acquistare un'auto nuova o aziendale a chilometro zero. Auto Royal è anche estensione di garanzia per l'usato, servizi finanziari e tassi agevolati. Auto Royal, via delle Nazioni a Santa Fe Lamezia. Bacia. Che canna. Questa è la nostra rassegna stampa, per questo la gente se la vede, guarda, se ero io, figurati, che ero. È forte, vabbè, meglio così, dai. Meglio così che ci vuole. Non può errere, perché urere fa bene alla salute. Va bene, allora, buongiorno, oggi 16 gennaio. 16 gennaio, se ne sta chiedendo gennaio. Vabbè, però quando comunque questo si sta via. Già il giorno 1 ha cominciato questa mappia, questa pappardella. Comincia a arrivare la. Allora, ma vogliamo incominciare seriamente una rassegna stampa su Fa 365. E come a me cominciare? Vabbè. Ma a me te ne che ti pigli, una pillola di Viagra. Pare che troppo in fibrillazione. Vabbè, allora. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Allora, buongiorno a tutti. Allora, quando parliamo. Ripeti che stiamo a me. Quando parliamo in rassegna stampa. In rassegna stampa. L'uno non deve accavallare l'altro. L'uno non deve accavallare l'altro. Perché la gente non capisce una mazza. Dunque, ripete, la gente non capisce La gente non capisce una mazza. La mazza sapete che è?
che è una palla. Baseball. Come? Baseball. Bravo. Vedi che sta imparando le parole precise. Allora, buongiorno Lamezia. Non mi ero sbagliato, la giornata si sta, voglio dire, via via il cielo si sta nuovamente aprendo. Sembra andiamo incontro a una bella giornata, speriamo. Sai perché, Tony? Perché non piove da marina, piove da montagna. E quando piove da montagna, noi abbiamo a Zappi, siamo in campagna, siamo in la campagna, ma noi usiamo da... È stato un piacere conoscervi tutti quanti, buongiorno, buona giornata a tutti. Non è che sono essere una cosa, hanno detto che se, dicendo i nostri papi, i nostri nonni, i nostri papi lo dicevano. È a muta, dai, non ti sta cagliando una tre parola, detto, per l'amor di Dio. Allora, signori, intanto buongiorno a tutti. Allora, incominciamo, partiamo immediatamente con questa Eforismi. Ieri mai corretto. Eforismi, non eforismo. Si dice eforismi. Intanto si dice aforisma. Aforisma. Oh. Allora, incominci con il tuo amatina. Come si chiama? Aforisma. E andiamo. Il sentimento è il primo, più profondo e quasi unico senso degli uomini. Che bello, che vuol dire, Tony? Come l'hai detta tu, non vuol dire niente. Che vuol dire come? Per cortesia, la vuoi leggere? Il sentimento è il primo, no? È il primo più profondo e quasi unico senso degli uomini. È come io il sentimento è il primo, più profondo e quasi unico senso degli uomini. Che non lo dice, no, io lo dico. Che tu sei sapere di come si chiama? Ma Jogan Gontriekis Ender, mamma. Salutiamo il nostro vescovo. Quest'anno pare che sia l'ultimo anno della sua, è vero, permanenza qui a Lamezia, nella diocesi. E mi dispiace. Quindi ci sarà un cambio di vescovo. Dell'eccellenza. E quindi speriamo che questa scelta sia una scelta condivisa dal popolo e non sia imposta dall'alto, in stretta, ma avete capito. Va bene, allora, intanto la Chiesa cosa ricorda oggi? Oggi ricorda San Marcello prima, prima. E poi come chiamava? Ma come capisci, Tony? Un po' decidere una parola. San Marcello. San Marcello primo Papa. Va bene. Poi San Onorato di Arles, vescovo. Poi San Tiziano, vescovo. Auguri a Tiziano, il nostro caro amico Tiziano, musicista, nostro amico, nostro ammiratore, eccetera. Marcello, salutiamo tutti i nostri amici con questo nome. Onorato, pare che avevo previsione: cielo nuvoloso e qualche pioggia su Calabria, Tirrenica e Nord Sicilia. Tirrenica. Come c'è scritto? Ambrosio, come c'è scritto? Hai visto? È sbagliato. È tutto il testo. Guardate che c'è qua. Guardate qua. Siamo diciamo alla stesura quasi definitiva del manifesto. Deve cambiare qua l'orario, mi pare.
quindi non per cortesia, so quello che dico, signor, c'è il signor De Grazia che è fuori campo e praticamente ci indica sempre cose sbagliate, qua apposta. Questa è la locandina, vedete qua, saremo a modo nostro 2018, c'è tutta una serie di sponsor che noi ovviamente ringraziamo per la fiducia che ci accordano ogni anno. E giù la novità, vedete, Giovanni ha avuto, per cortesia, non ho capito, c'è il signor De Grazia, che Giovanni ha avuto la, voglio dire, la felice idea di inserire anche nel, sulla locandina anche la foto mia e dell'amico il sottoscritto e di Albino. Infatti ci saranno questi collegamenti in diretta tutti i giorni dalle 14, perché voi sentirete alle 14 con la rassegna stampa. Poi ovviamente subito dopo, alle ore 15:30, la diretta, ma la diretta ci sarà anche alle ore 19, quindi sono due dirette quotidiane dal 5 al 10 febbraio, quindi uno sforzo non indifferente, tutto questo per soddisfare le vostre richieste, le vostre esigenze, eccetera. Vabbè, è utile che salutiamo ogni mattina gli sponsor. Sì, Tony, ma se non ci sono queste, Sanremo, Giovanni lo può fare. Non è che può fare Sanremo. Non è che ci vuole una lira. Per l'amor di Dio, allora perché parliamo di sponsor? Vuol dire che sponsano. No, hai detto bene, Luca. Sponsano. E sponsor il programma. Il programma. Va bene. Allora, questa la mettiamo così. Io mi alzo, Tony. Ma a proposito di alzo, prima di venire qua ai microfoni, ti ho visto che ti. Sì, Tony. Come si dice? Avevo un po' di ginnastica la mattina. Perché mi sento tutto i nervi, l'ossa, tutti è buono fare la ginnastica, capito? Ma tu ti scioglie, ti fa, vai sotto, sopra, ti vasci, solo che mi stai divertendo un po' e ci batta la puntera. No, non è una questione di capire, ma tu quello ha tutta la cosa, sì, ma tu puoi fare flessione. No, è pressione, non le posso fare. Flessione così. Ah, in terra? Sì, c'ha la terra. Sì. E cioè, come hai? E c'è un gioco. È perché mi mente lungo, è lungo. Ah, ti curchi in terra, ma puoi riuscire tutti i tuoi gambi? No, è difficile. Cioè, una hai, sì. Una. E l'altra deve staccare. Ma questo è un bel esercizio, eh. Va bene, va bene. Ti racconto qualche giorno, non lo posso dire in televisione, però ti racconto. No, non è che non lo posso dire perché è una cosa bella, perché ci scherzo sopra la mia. In validità ci scherzo, perché è giusto che cos'è, deve essere così. Bravo. Perché uno se c'è di pigliare, e ci piglia, buonanotte. E qualche c'è giorno nato, ti faccio crepare delle risate. Ci fa crepare. Te lo devo vabbè, qualche giorno. Vabbè, no, e va a te. Io mi alzo, faccio la palla al mio editore. Sì, già. Che è uno simpaticone. Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ricordiamo oggi martedì 16 gennaio. Come dice Albino, sta per finire il mese di gennaio. Sì. Allora, caro Torino, buongiorno. Ti prego, non accavalliamoci. Giova. Quando parla uno, non parla nell'altro. Se no ti astuto. Sì. No, che m'astute? Inizialmente vai. Ce ne va pure ieri, non ci dà meglio di dire. È facile, ce ne, sulla piazza ce ne sono tanti. C'è pieno. E ne viene il capero. E ne viene che io sto. In qualità di direttore responsabile posso anche stare al di fuori della trasmissione. Oh, e molta gente vuole che tu stai al di fuori, Tony. C'è una richiesta. Non c'è problema. Ho vissuto per 50, dunque, su una cinquina d'anni, sia per 60 anni abbondanti, no? Ho vissuto lo stesso, io sopravvivo. È preoccupante per tantissima gente darsi, come posso dire, dare un'importanza e dare un senso alla loro vita, perché c'è gente che critica
per il gusto di criticare, ma nella vita di tutti i giorni praticamente sta di sta maniera. Ovvio. È vero, è vero. Allora, facciamo questa pagina. Antonio, come iniziamo stamattina? Che scaletta ti sei preparato? No, scaletta non l'abbiamo mai preparato, giù. No, no, più o meno in mente, no? Più da dove in partiamo. Mente, ma noi la diciamo così, come ci viene. Probabilmente perché io non ho aperto i giornali. È questo il trucco. Allora, intanto la prima notizia da dare, su questo non ci sono dubbi, perché tutti quanti hanno contezza di quello che sto per dire, la media c'è un allarme rifiuti. Esatto, bravo. Stamattina, cioè noi prima di venire in redazione, siamo con la macchina, con l'autovettura. Vede qua, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Ho detto giro con l'autovettura, non c'è niente. A cavallare è un'altra cosa. Questa è una discussione. Qui stiamo affrontando niente. Andiamo a rubarlo. Allora, vai Tonino, emergenza rifiuti. Giriamo, si gira, prima di venire qua in redazione, si dà uno sguardo, eccetera. Obiettivamente, non c'è una zona di Lamezia Terme che sia indenne da questa fetenzia, da queste discariche ormai a cielo aperto. Alcune zone addirittura è troppo esagerata la fetenzia, diciamo, il pattume che è al di fuori dai bidoni. Diciamo che l'emergenza dei rifiuti, Donino, parlavo ieri con qualcuno del Mol Servizio, forse è informato più tu che io, è dovuto al fatto che noi abbiamo, possiamo come comune scaricare un determinato quintali di spazzatura e di scarica di VIB in questo momento. Perciò superato quel quintalaggio, tonnellate, praticamente ci viene bloccata nella discarica proprio scaricare i rifiuti. Perciò voi noterete i cassonetti vuoti e fuori i rifiuti. Però c'è un guasto, ma scusa, c'è un guasto, all'impianto della Daneco. In questo momento. Però stiamo scaricando il VIP. Pare che le notizie siano queste. No, per cui i mezzi della Mut Servizi sono stati costretti a sospendere la raccolta, perché quindi è in blocco. L'impianto dovrebbe riaprire domani o dopodomani. Speriamo. Consentendo così alla nostra partecipata di prendere il servizio di raccolta, quindi di riprenderlo. No. Ci auguriamo che questa emergenza di rifiuti si risolva. Esatto, è chiaro che in questi giorni, visto il blocco appunto dell'impianto della Daneco, la Multiservizi ha ottenuto il permesso per conferire i rifiuti nella discarica di Alli, ma solo una minima percentuale, inferiore al 50% dei rifiuti prodotti quotidianamente, e questo da questo si capisce il perché tutta Lamezia è interessata. A me piacerebbe sapere chi lo che stanno facendo i commissari, come si stanno muovendo, perché vedete è chiaro, i politici sono una cosa, i politici giustamente, i politici ogni volta, più ogni, come dice la nonna mia Virginia, più ogni cagatinaggio, lo hanno una conferenza stampa, hanno un articolo, i commissari non sono tenuti a questo, magari fanno le cose con molta riservatezza, no? E cioè volando bassi, come è giusto che sia, no? Visto il loro ruolo. Però vorremmo sapere qualche cosa in più. Cari commissari, come mi state muovendo? Cioè un minimum di trasparenza non sarebbe malaccio, ecco, perché la gente sappia. Poi in fondo rappresentate la città, no? Cioè, voglio dire, sì, siete arrivati, per l'amor di Dio, a colpo della voce, a voi ci hanno mandato qua, e per questo dobbiamo ringraziare tutta la nostra classe politica, tutta la nostra classe dirigente, che modestamente
per tagliarsi le palle siamo campioni del mondo, perché sta succedendo spesso e volentieri questo fatto, ma con che ne abitiamo? Se parlate con ognuno di loro, tutti tenono una pezza a colori. Allora, no, altro, stai parlando di emergenza rifiuti. Pensavo che avevo il tuo concetto. Ho finito, ma non dimenticare che passare da questo al fatto che la multiservizi pare che si parli di sciopero, sembra... Stavo dicendo questo, tu non mi hai fatto... Scusa. Almeno mi facendo con cicleti, però... No, con cicleti. No, almeno. Almeno, la devi smettere di arrivare. Prima fanno tu e poi cominci tu. Signore mio, andiamo avanti, Tonino. Allora, sciopero in vista. In buona sostanza è stato proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori senza tredicesima. Io sto leggendo l'apertura di pagina del Quotidiano del Sud. C'è stata ovviamente un'assemblea, sempre sistematicamente le stesse cose. La tredicesima e lo stipendio di dicembre e oltre 4 anni di buoni pasto arretrati. Questa volta probabilmente, non lo so se autonomamente o perché, no, un po' stimolati, nella proclamazione dello stato di sciopero hanno inserito la tutela e la sicurezza sul luogo di lavoro. Era ora. Ai nostri cari sindacati, che io conosco, attenzione. Ho avuto anche modo di parlare con qualche dirigente, in maniera molto civile ovviamente, e ho anche spiegato in separata sede, no, le mie lagnanze nei confronti delle, se mi consentite, nei confronti del sindacato. Sindacato che negli ultimi anni, ma questo succede in tutta l'Italia, per ogni attività lavorativa, hanno perso il senso della loro missione, non ci sono più i sindacati di una volta, va bene? E quindi Giua, 4 anni di buoni pasti, guardate qua, ma sempre sti buoni pasti, sì, ma cercate di riempire di contenuti lo stato di agitazione. I cittadini debbono sapere che alla multiservizi, per esempio, il mese di gennaio viene pagato entro il 10 di febbraio. Questo è un meccanismo che ovviamente è stato concordato tra le parti. Diciamo, è stato concordato tra le parti, credo io. Quindi adesso in effetti c'è questa tredicesima che bisogna pagare. Ma abbiamo conosciuto alla multiservizi sotto questo profilo ben altri guai sotto il profilo del pagamento, quando avanzavano due a tre mensilità. Ecco, attenzione, perché ho avuto qualche volta, se ben ricordi, abbiamo avuto uno scontro, tra virgolette, verbale, attenzione, ma sempre civile, ovviamente, perché caca, pare che noi ci avimo quelli, no, prima erano i dipendenti, dopo, molto dopo, viene la dirigenza, molto ma molto dopo viene la classe politica. Figuratevi quanta importanza do io agli impiegati, ai dipendenti, ci mancherebbe altro. Non mi dovete fraintendere, però voglio dire, abbiamo avuto giornate peggiori. Io mi auguro che ci siano i soldi, ripeto, non c'è trasparenza, visto che non lo fa la politica, che sono in tutt'altre faccende affaccendate, ognuno sta cercando come si posiziona o riposiziona per le prossime consultazioni nazionali, elettorali. Mi auguro che, voglio dire, ci facciano sapere qualche cosa i commissari, con un comunicato, facciano qualche comunicato. Noi là non ci venimo, commissari. Ne veniamo a fare interviste, cose già che non servono a nulla.
le interviste con le canoniche domande non servono a nulla, sappiamo perché siete venuti qua, quindi allora vediamo che dice il compagno. Se vogliamo cambiare argomento. E che ha Giovanni? Ma l'argomento del giorno è questo: emergenza rifiuti e soprattutto stato di agitazione dei dipendenti della multiservizio. Alt. Non dimentichiamoci dell'acqua, giustamente, come ha detto Albino. Io ieri sera ho toccato con mano, che sto discorso c'è davvero, quindi c'è davvero, cioè notimo. No, c'è davvero perché ieri sera hanno diminuito l'acqua a terra. Personalmente, quindi insomma, non vorrei che c'è la Sorica e la Cassaputo che io ogni mattina magari manda a fare in culo, ma no, ho capito, no, ma mi guarderei bene. Quando abbiamo detto noi vuol dire che anche noi avevamo contezza del disagio. No, non va bene, comunque capisco comunque il disagio, soprattutto alle donne. Ma sai perché hanno capito che dopo le 8 di sera, Tonino, i lametini, le lametine, i cittadini di Lamezia non si lavano e non cucinano. Sì, è giusto, ma con una barzelletta, perché no, vediamo che boh, quello ieri tocchiello. Però non solo la sera è diminuita, dico io non trovo 40% anche il giorno. Vabbè, certo. C'è una percentuale che durante il giorno è stata diminuita, ha ragione Albino, che Albino ci suggerisce. Comunque si indica, vabbè, ma Albino è un nomine di casa, è uno che ha di servizio, è un casalingo. Quindi è un casalingo e che vive quotidianamente le problematiche. Quali sono i problemi? Comunque le donne soprattutto avvertono questo disagio. Perché mentre noi uomini andiamo avanti a rite e cugioniamo dalla mattina alla sera, su poco corso, con gli amici, eccetera, a casa stanno le nostre donne, le nostre mamme, le nostre mogli. Di poi. No. Allora. E quindi loro no, si trovano in grande difficoltà, in grande disagio. Speriamo che anche questo problema venga risolto, molto difficile ovviamente, ci sono somme rilevantissime. Un deca avrebbero un'utilatura la multiservizi giova e c'ho te 4 milioni di euro così dimezziamo il debito, no, perché qua si parla di 8 o oltre milioni di euro, quindi la problematica di cassa c'è veramente, somme importanti e quindi cioè la questione della multiservizi abbiamo parlato, la questione della Sorical, cioè i politici invece di rompere i coglioni su Facebook, di fare le solite stronzate, la solita poesia e dissertazioni filosofiche che non incantate più nessuno, cercate di cambiare registro e a chi si vuole affacciare alla politica, alla media terme, prenda spunto da queste cose, no, per non ricadere negli stessi errori. Tony, ieri è stato inaugurato il centro protesi in aile, taglio del nastro, dopo 20 anni. Alla Mesa Terme da ieri comincia a funzionare un polo sanitario per l'abilitazione motoria. A inaugurare appunto ieri il taglio del nastro in presenza delle autorità civili e militari e politiche, ha inaugurato proprio un ragazzo disabile. Che è la cosa più positiva. È la cosa più positiva di questa cosa qua. Io però voglio dire una cosa. Poi mi è arrivato un'email da parte dell'onorevole Galati, un comunicato che ce l'ho lì sopra e te l'avevo conservato, no? Come comincia la campagna elettorale proprio, no? Vabbè, ma io ho capito. Nel senso cioè, queste occasioni. A loro volta sono occasioni di passerella e di dove ognuno dice la sua, come si dice? Io rispetto. Poi che vuoi? La gente mormora, la gente sta là, senti, attenzione, ha nominato adesso che a padre comunicato. No, parlavo di Pino, però parliamo di tutti i politici in generale. Vale per tutti, vale quelli per che tutti, insomma, giusto perché è arrivato un'email. Che stanno là. Insomma, che hanno metine, ecco, che vuoi. Stanno là. Però dico io. Ma avessi mettere una maschera. Ma regolare, no? Avessi mettere una maschera. Manco mi sgargiata la faccia. Perché mettete una maschera, siete impossibilitati a farlo. Ma come cazzo mi arcubo? La gente, no, sente, avverte sulla propria pelle una sorta di. Io non posso parlare di odio perché
magari non ci torniamo come si è esagerata, ma una sorta di riluttanza, di idiosincrasia nei confronti della classe politica, o li può vedere più. Perché? Perché siamo alle prese quotidianamente con mille problemi. Ma per esempio è stato inaugurato il centro Bosch, bene, siamo contenti, dopo 20 anni, al di là delle passate del tutto, però se voi andate al pronto soccorso, un solo cristiano, due medici che lavorano per un bacino d'utenza al pronto soccorso della Mesi Terme, domenica io ho avuto la sfortuna di capitare per mio figlio, tonino mio, ora c'era una persona che dalle 9:15 ancora doveva essere in codice, diciamo in codice verde, alle 9:15 la mattina, alla sera alle 8 era ancora là, ma non dovuta agli operatori che sono là, parliamoci chiaro, perché gli operatori che lavorano all'interno dell'ospedale o del pronto soccorso ce la mettono tutta, perché sono due dottori e un infermiere. Sì. Cioè, ed è una cosa assurda, perché vabbè, avete quattro sale. È una costante, Giovanni. Quattro sale, sì, che ma ci è una sono. Costante, Giovanni. È una costante. Il disagio, la criticità a questo pronto soccorso è una costante. C'è sempre stato, non punisci mai. No. Sono gli utenti che cercano di migliorarlo, perché cazzo gridano, di fare sistemare insomma l'ingresso, devo dire l'accettazione, però poi essendo pochi operatori non riescono a smaltire la mole di lavoro che c'è, Tony. Cioè arrivavano bambini, ma continuamente, non è che arrivava la domenica, tutti gli uomini, cioè due poveri medici, poverino. Come fanno a fare tutto? Che si mettono le mani ai capelli, no, questo è un fatto, ripeto, vecchio, che non dovrebbe. Allora, che tu mi auguri giustamente il centro Polsinail e facimi i passarelli, ma pensiamo anche al personale, Tony, che è in difficoltà nel lavoro. Attenzione, dato che la cosa molto delicata qual è? Non vorremmo che questo polo integrato in AEL, ci piace, non voglio dire cosa d'effetto, poi ne subisca le conseguenze all'ospedale. Cioè viene spoliato ancora ulteriormente l'ospedale di tutta una serie di fondi, eccetera. La mia preoccupazione è proprio questa. Cioè che l'hanno dato a contentino io. Sì, e dato che io li aiuto da qualche parte, non so se è vero perché qua non lo leggo. Ah no, no, no. Lo leggo. Chiedo scusa ad Antonio che fallo, è vero. Ti salutiamo, ciao Anto. Si parla di assunzione a pieno regime di circa 100 posti, quindi occupati. Per tutta la regione o per tutta la regione? Qua. Ah, a livello, ora Maluci, magari. Tra cui 8 medici fisiatri, 14 fisioterapisti, 20 infermieri, 14 OSS, infermieri praticamente specializzati, un logopedista e due terapisti. Questa è una bella cosa, se si effettua. Siamo 14, 14, 28, 36, 56, 58, siamo a circa 160 occupati. A tempo indeterminato. Questo si tratta a pieno regime. Vuol dire a tempo sì. indeterminato. Sì. Scusa. Attenzione. No, perché devi chiedere scusa? Mica ti ho corretto, è vero. Sentite, dato che il 4 marzo sì, ci sono le elezioni, non vorremmo che fosse la solita operazione voto, in modo che qualcuno con le scuse dice molto sono sti posti, non ti preoccupare che te sei voluto in 660. Insomma, parliamoci che è grave la cosa. Un cambiate. Io non ho fiducia. Parliamo di già, lupo perde il lupilo, ma non lo vezzo. Io dico, non vorrei fosse un'operazione elettorale. Perché ne abbiamo passate. Anche se sotto sotto, io penso che sia così. E mi auguro che questo polo integrato, questa struttura, che io vorrei... spiegare ai nostri amici, Giova, perché è molto importante. E per adesso si inizia con il centro polo diagnostico e la riabilitazione. Quindi
nel giro di 60 giorni poi apriranno invece le officine, badate bene, per la realizzazione delle protesi e la degenza per gli infortunati. Sulla carta è bella, è qualcosa di eccezionale. Perché parliamoci chiaro, in Italia non ci sono strutture similari. Quindi io mi auguro che... Ci smentite. No, ma sia veramente un fiore all'occhiello di cui fregiarsi, avere questa soddisfazione. Non vorremmo che fra 90 giorni siamo qua, Tony, ma che fine hanno fatto quelli 160 posti? Dai, guardi. No, diventano posticcio pure questo, o un consensificio pure questo. E mi raccomando. Ma io ti affare in culo, davvero. Voi elettori, non andate a raccomandarvi per i posti. Perché questa è illegalità, se è vero, giusto, Tony? Perciò, e non andate di politici che vi promettono. Giova, parliamoci chiaro, anche legalmente possono fare in brugge. Non ne abbiamo più fissa, sennò che allora la legalità, la trasparenza, noi sappiamo che basta poco, no? Per scegliere Giovanni invece che Tonino. Basta una virgola. Quindi non ne abbiamo più fissa, trasparenza, legalità, su ciacciare. C'è sempre successo alle comuni La Mezzia Terme, alle comuni Catanzaro, parlo in tutti i posti. Basta poco, una virgola e uno riesce a sistemarsi, anzi lo riescono a sistemare, è stato sempre così. Quindi un deca mia guerra di sondaggi mai attaccata. Ieri c'è stato che mi è piaciuto, noi ne abbiamo parlato pure prima, ma ieri è stato dato una rilevanza nazionale e ben ha fatto Striscia Notizia a fare il servizio qua, perché più se ne parla e meglio è, giusto Donino? Però sono state intervistate delle persone ieri che parlavano, bisognava aprire perché prima è partito come centro di accoglienza, ma dico io, care signore, eravate proprio voi a dire che non volevate, no, le persone di diciamo comodato. Che è partito come casa della cultura, che era tutt'altro, casa della cultura, casa della cultura, poi casa dell'immigrazione e voi cittadini. Mi ricordo benissimo che eravate voi che non volevate proprio le persone di colonna, adesso dite si poteva aprire, si poteva fare, è vero, e noi ne parliamo continuamente questa cosa. Però quando si parla bisogna essere coerenti su quello che si è detto molto tempo prima, Tony. Non per dire che c'è la televisione nazionale, che ben venga e ben fa Massimo Mercurio a fare questi servizi, Tony. Però bisogna essere coerenti, parlo con i cittadini, di quello che si dice. Quando si parla di legalità e quando si parla di possibilità non data sull'apertura della cosa. Perché molte volte siamo noi cittadini di no. A chi se li voglio vicino, Tony? Perché parlavo. Ma è così, Giovanni. C'è. Non ho apprezzato questo. Benvenga, il servizio è stato fatto molto bene. C'è questo approccio da parte della gente. Rom e Nigori non li vuole nessuno. Poi quando si appare davanti alla televisione, tutti diventano accoglienti, tutti diventano buoni. Perché è il trionfo dell'ipocrisia. Però di che ti meravigli? Quando il centrodestra, il candidato di centrodestra per la presidenza della regione Lombardia, Attilio Fontana, è vero, leghista mi pare, si è lasciato andare a un'affermazione che San Militesti in Nupellaro, no, muciuminamo qua alla Mezia e mi arriva praticamente l'uscetto di Messina. Questo, no, come con molta nonchalance, per poi smentire. No, ma guardate che avete capito male. La razza bianca è in pericolo. Affermazione veramente. Bisogna quindi prendere provvedimenti con gli immigrati. La razza bianca. Cioè, Fontà, ma di che cazzo stai parlando? Io sta parola razza bianca veramente la sto guardando sui documentari quando guardo ancora la storia della nostra guerra mondiale. Ma stai scherzando? Ma state scherzando? Non si può. E questo praticamente dopo una grande selezione hanno scigliuto su campione, mo libera sta issaria lui.
per poi ovviamente smentirla arrampicandosi sugli specchi. Fontà a cagata, punto. Può succedere, non è che ti dico sei stato infelice, e se torni indietro è ancora peggio, va bene? Allora Tonino, dove siamo? Allora c'è un articolo, il caso dice qua, un articolo di spalla di Lina Latelli Lucifero. Parliamo impianti sportivi e Teatro Umberto chiusi, serve disponibilità per gli eventi, sicuramente questo. No? Allora io ieri facendo un divertendo, poi io qualche oretta la passo su Facebook, non è che dico di no, non disdegno di starci, ho letto, ho visto anche l'intervista che il nostro caro amico Paolo Giura ha fatto a Francesco Pollice, insomma anche questa vicenda del Teatro Umberto, no? Inagibile, quindi la stagione concertistica organizzata dall'AMA va a farsi strafottere con impegni già presi, esatto, ma poi soprattutto per via di uno abbiamo all'interno, non so se ci avete fatto caso al Teatro Umberto, ma abbiamo un pianoforte che è unico nel suo genere in Calabria e non si può spostare, non lo potete spostare, quindi è chiaro che per la stagione concertistica il Teatro Umberto non sarà è il più, voglio dire, idoneo, no, ad ospitare, però così è. Pollice parla che ha avuto queste autorizzazioni in illo tempore. Io sinceramente non vedo la soluzione ancora. Io mi auguro che mentre noi accaparramo stanno provvedendo a sistemare la situazione, sì, a mettere in agibilità tutte le strutture. Invece gli impianti sportivi, che cazzo ci manca? La manca una cosa. E mettiamoci. Cioè, ma vogliamo comunicazione, però, cari commissari. Cari commissari, vorremmo più meno dichiarazioni e ciacciari e più invece, voglio dire, notizie, maggiori dettagli su quello che si sta facendo, perché è giusto che la gente sappia, è giusto che gli organi di informazione sappiano, cioè è inutile, a me non mi interessa l'intervista, caro signor commissario o signori commissari, a me l'intervista non mi interessa, i massimi sistemi non mi interessano, a me interessa, c'è l'emergenza rifiuti, stiamo facendo questo, la città lo deve sapere, no cacca, improvvisamente no, c'è un problema con la merda nell'acqua e alla gente non ci dice niente, cioè questa città sta toccando il picco massimo della, voglio dire, delle aberrazioni. Tutto qua succede, una città come la Mezzia Terme, ma vi doveste vergognare tutti. Abbiamo avuto una città in allarme, soprattutto in alcune zone, per questo fatto di coliformi, è vero, presenti nell'acqua. Senza munizioni, insomma, si stava meglio quando si stava peggio, quando eravamo qui la tromba. Tutto! Tutto! Quello che è un bando. Tutto! Ha detto sindaco! Ma arrivare qua, ma dico, cioè, siamo nel mondo di Zuckerberg, del compare di Facebook, Twitter, Instagram, eccetera, e stiamo parlando cose media tromba, va. Allora, parliamo di un fatto di cronaca, sono state delle fiamme a Pianopoli, l'altra sera, città, insomma, di solito tranquilla, tra domenica e lunedì, due autovetture, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Lamezia e di Pianopoli,
e la macchina dell'incendio è, diciamo, hanno accertato che è doloso. È in accertamento da parte delle forze dell'ordine il vaglio alle telecamere della città, dove si sospetta che una macchina transitava durante le notti precedenti. Insomma, si sta indagando su questo atto deluttuoso. Diciamo che al momento sembra che, diciamo, che non è stato rinvenute le solite, no, quegli elementi, esatto, da cui no si può pensare capire, un cortocircuito, la macchina, vediamo che succede, vediamo. Certo che la tranquillità di Pianopoli, voglio dire, è stata un po'. Perché Pianopoli, no, è un paesino che è tranquillo, anzi fin troppo tranquillo. Per esempio, uno come a me, là non ci potessi stare, e già lui, scusami, non per la cittadina, ma per l'amor di Dio, ma mia, non lo so, è un paese proprio che ti viene da quello muturmo io, quindi non fa per me, anche se tu stai insistendo per la cittadinanza onoraria, ma io comunque te ne sono grato, ma poi magari ne parliamo, eh? Allora, andiamo avanti, Domenico. Andiamo troppo avanti che ci battiamo là, che il muro... No, Come siamo messi, Albino? 42. Vi ricordate, stiamo parlando, ecco, dobbiamo anche, no, adesso parliamo di un processo, di un caso, di cronaca, diciamo, giudiziaria. Soldi in cambio di voti nel 2005, scambio elettorale politico mafioso, chiede 6 condanne. Sì. Coinvolta candidata ed esponenti del clan Giampà. Sì, 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 hanno promesso questa qua doveva, era candidata con il nuovo PSI al Consiglio regionale, ricordate le elezioni del 2005, ma non fu eletta. Però pare che avrebbe pagato 50.000 euro, è vero, per avere benefici elettorali. Non è che, diciamo, che ha dispensato 50.000 euro verso enti di beneficenza e cose, no, insomma, è andato sempre nei soliti luoghi, nei soliti santuari, no, dove ognuno crede. Ma veramente, ma credete sul serio che qualche personaggio appartenente alla criminalità organizzata possa spostare voti? Ma è che stiamo parlando? Ma ci credete davvero? Sono passati i tempi, Berta Fiorano. 20, perché te ne Ma tu la maggior parte non può votare perché sono un tenuto diritto al voto. Sì, 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 ma voglio dire, ma è che stiamo parlando? Qual è questa montagna di voti che possono spostare? Il malaffare, la politica non ci deve entrare, siamo noi a cambiare. Non votate questi soggetti che si presentano o si appoggiano. Non votate questi soggetti, e non la cosa più importante non è tanto votare questi soggetti, Giova, non andare assolutamente in zone, in ambienti che noi sappiamo, che perché sono notizie che sanno tutti, di persone che sono vicine alla criminalità organizzata di riffa o di raffa. Certo, poi ci capita il colletto bianco, ci capita la persona di sopra di ogni sospetto, quelli sono più pericolosi, rimaniamo stupiti anche noi, ma questo può capitare a tutti, ci mancherebbe altro. E questo è capitato spesso e volentieri quando sono venuti alla luce alcune persone, no, che ci hanno lasciato, no, e mamma, ma pure quello, quindi cercate di tenerli a bada, no, ma proprio fuori, lontani. Voi vedete chi sta passando la città, pista capo, vedete, dobbiamo avere il coraggio di alcune cose. Vedete che sta succedendo, è la terza volta che questo comune viene messo in ginocchio. Per quanto riguarda il bacino d'utenza, è la prima città in Italia che viene sciolta per 3 volte. È la prima. Abbiamo anche sto primato, purtroppo. No, per primata no, che cazzo ne vota. Cioè, veramente, negativi, non dimentichiamoci che noi siamo un comune sciolto per infiltrazione mafiose. Ricordiamoci questo. Io dico presunte. Presunte, brava Tonina, che ho fatto bene a correggere presunte. Perciò noi dobbiamo evitare eventuali futuri, perché poi toccano i nostri figli.
Allora noi dobbiamo avere la coscienza, noi cittadini, quando andiamo alle urne, di votare con la nostra coscienza, a chi vogliamo e a chi ci pare, sotto, giusto Donino? E senza farsi coinvolgere da quelli che si mettono davanti di seggi, che si avvicinano e vi dice ma votato, quelli li dovete, ma chiunque, giusto? Sì, giovane. Cominciando dai parenti, chi ha parente e cosa. Il voto deve essere un'espressione personale. Segreto. Che vuoi che dica alla gente? Lo stiamo dicendo. Perché poi si capita come stiamo vivendo adesso le situazioni. Dobbiamo essere noi. No. Ma noi che diceva? Beh, lì sappiamo, guardate qua, non prendiamoci per il culo, per i fondelli, no. Cerchiamo di essere seri. Alla media ci conosciamo tutti. Bene o male, per sentito dire, ci conosciamo tutti. E quindi sappiamo, no, sul piano teorico, noi sappiamo come dovremmo comportarci, no? Se possiamo evitare, no, queste sacche, no, che hanno messo in ginocchio la città, guardate, pensateci per un attimo, questi signori qua hanno messo in ginocchio una città. Pensate ai vostri figli, al futuro dei vostri figli e dei nipoti. Poi io ho detto a Giovanni l'altro giorno, Giovanni, mi irà all'aire un attimo, qualche giorno. Per vedere gli emigrati che abbiamo. Per vedere, no, quanti lametini. Sono emigrati. Sono partiti fuori e si stanno affermando in tanti fuori. Allora, se vogliamo evitare questo, che i nostri rimangano qua, dobbiamo votare con coscienza. E poi dico un'altra cosa, molti dicono, ah, io non ci vai a votarmi, tutto dirgli. No. Perché non andare a votare vuol dire dar ragione a loro. Perciò voi non dobbiamo andare a votare, ma è con coscienza, perché siamo noi a cambiare il destino del nostro, della nostra città, e del nostro futuro. Cioè, così. Se non concepiamo noi... Non capisci noi. Il tuo messaggio. Non andare a votare è un danno enorme. Perché la vincono sempre loro, o mi sbaglio? Signori miei, noi dobbiamo essere l'artefici del nostro futuro. Del cambiamento. Noi, tutti. Lasciate perdere sta manna, non ne regala a niente nessuno. Io dico grazie a tutti gli imprenditori della Lametia. Per gli onesti, ce ne sono tantissimi. Certo, è la maggioranza, Giovanni. La maggioranza. La stragrande maggioranza. Il 99% lavoratori. Grazie. Grazie ai tantissimi artigiani che ancora, nonostante tutto, resistono. Che ci credo. Ai commercianti. Cioè, voglio dire, grazie davvero a loro. Perché se questa città ancora palpita un po', è grazie a loro. Grazie ai tanti giovani che stanno facendo cose strabilianti a livello di cultura, di intrattenimento, eccetera. Grazie a questi giovani, a queste persone che stanno dedicando la loro vita alla cultura senza avere nessuna soddisfazione da parte delle autorità o meno. Guardate i premi che vanno a fare, vanno a premiare tutta gente che sul territorio nostro c'entra come i cavoli a merenda. È vero. Ecco perché purtroppo noi abbiamo avuto questo problema, ma la chiave era il nostro premio. Scusate questo, non vuole essere assolutamente un autoincensimento, no? Cioè io mi devo incensare, no, ma la Lametia premia se stessa. Quindi aveva un senso che si farà un'altra la Lametia premia se stessa. Cioè coloro i quali operano e gravitano qua sul nostro territorio. No. Se io e i premiare a Jacques Michael Amatruda, Cugini della Mesa, a 50 anni, insomma, non ha senso. Ma detto questo, comunque, grazie davvero a tutti quanti per quello che state facendo. Noi ci vediamo, se vuole Dio, domani. Albino è assente. Albino pare che è assente, insomma, domani è giustificato perché si deve mettere una protesi Ferrari nuova. Cioè, vero? Complimenti Albino. Ma con questa protesi com'è questa protesi? Vede come sorride. Questa è bellissima. E com'è questa protesi nuova? Vede come tanto è rossa.
È il rosso Ferrari, insomma, la Ferrari in titanio, com'è? No, no, è anti diciamo antitetanico, anti malateie. Anti malateie. E che vuol dire? Si scrive come uno libro sciancato, cioè quale ti spiego? Anche tetanico, avete detto? Ho fatto una battuta, il nuovo apparecchio. Lui ti ha detto titanio. Titanio, dite. Al titanio è un apparecchio buono. Ma cosa ha le particolarità? Ma può sapere le caratteristiche, che non ci vuole. È più veloce, è più nuovo. L'unica cosa è che intanto è stato fabbricato a Maranello. Maranello, che voglio dire, dalla fabbrica sarà più veloce almeno con l'apparecchio. C'è il cavallino rampante sulla coscia destra che mi ha fatto vedere in foto. Noi abbiamo visto già l'apparecchio. Complimenti, bravo, meriti questo ed altro, veramente. Sei un bravo uomo. Bravo ragazzo. Penso che Maralbino sarà assente per questi momenti. Noi a breve lanceremo una sottoscrizione, voglio dire, o no? Perché Albino sogna di avere chi la moda là. Sì, diremo la peggio. Chi la. Hai la domandina però. Ma che sì, quale moda è? Scusa, risparmio tanti che sono. Chi la moda mo cammina d'estate? Chi la moticella mo cammina? A quattro ruote, nene, bella, curiosa. Ma pure due ruote. No, ma batteria. È a batteria, si deve caricare l'elettricità. praticamente da stanza lì. Io la domandina. E quanto fai i correnti da Londra? No, c'è io a riduzione. Sì, la riduzione della gamba. Come in ciao Albino! Albino, ma che cosa ci fai a ascoltare? A proposito, perché è una cosa a cui tengo molto, parlare del poliambulatorio medico. Io davvero, abbiamo riscontrato. È una cosa a cui tengo molto, anche perché si tratta di una struttura che lavora in perfetta sinergia con il Sant'Anna Hospital di Catanzaro. È un poliambulatorio all'avanguardia, dove gravitano tutta una serie di professionisti, no, ognuno... No, per le specifiche materie che riguardano la medicina. Il telefono per contattare il poliambulatorio Medicare ce lo dice Bob Dylan. Prego. 0968 20 17 89, ripeto, 0968 20 17 88. Bravo, per la nostra salute. Per avere maggiori dettagli. Per avere maggiore notizie riguardo ad appuntamenti e quant'altro, potete anche consultare Facebook, Instagram o YouTube. E internet. Scusa, YouTube. Ci vediamo domani, vai Albino, ciao. Disgrazia, sì, prego, va bene. Sì, sì. No, che mi gira via la macchina e che soprattutto non può scappare a un altro cazzo di tecnico già. Ancora lei sei su e c'è un più giù. Come lui vuole puntare, che vorrei puntare con te. Sapessi quanto vuoti mi dipinto, che avevo incontrato a tia Calabrisella, che mi ha assistato ad una mala stella e mi ha portato un uco a tevo vento. Due mesi siamo stati in santa pace, abbiamo fatto la vita di pace. Tua mamma si è venuta senza care, entra sta casa Dio, felicità, oi che giovi e malo tempo va, chi nella casa è ladri, di chi non si ne va, da così hai udito l'altra sera, e mamma da pagia, la moce con la piscia. Andove mi vuoto, me la trovo, non è capace di si stare ferma. E chi sta a casa ha fatto una caserma e va cercando via lo dentro all'uovo. O che condanna sciorto o che guaio, mi sta venendo susto di campà,
ma se ci penso buono me ne vaio. A villa, caccio dico, o se ne va, poi cacciovi e malo tempo fa, chi nella casa e ladri, e chi non se ne va. Da così m'ha risposto l'altra sera, e mamma da pagia, la mozza con capicia. Se vai dentro all'orto ben apposta, a me imparare come a zappare, ma sulla via certo mi s'apposta, mi viene inquieta bene a mi spiare, ma so se stava attento me la caccio, davanti una patta anta la fronta, da pazzo ieri fredda anta la cascia, e ritrovare un po' di libertà. Poi cacciovi e malo tempo fa, chi nella casa è lato e chi non se ne va. Da così m'ha risposto l'altra sera, e mamma da pagia, la moce con capicia. Poi cacciovi e malo tempo fa, vattenda a mezza via, se non ti può fuga. Da così m'ha risposto l'altra sera, che la magare mamma da più fa scattare a mia. Poi cacciovi e malo tempo fa, che non la va bene così. Allora, io vi saluto, vi auguro una bella giornata e ci vediamo sempre se ti vuole loro domani mattina. Io mattina di giovedì sono qua, puntuale, preghiera, sempre se Dio vuole, va bene? Io vi saluto, vi auguro una bella giornata, ciao 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 a tutti.